Non sono solo gli indicatori di posizione, ma ci sono altre statistiche che sicuramente conoscete. Però io vi ricordo che alla vostra età avevano un po' di idee confuse su un'altra di questa. Per esempio, questa è la varianza. La varianza rappresenta lo spostamento derivato dal valore medio. Questo è un indicatore di che cosa? Di forma dei dati, di forma della distribuzione. Più grande la varianza, più larga è la distribuzione dei dati. La radice della varianza si chiama deviazione standard, anche questo vi è noto dalle superiori, nulla di particolare in tutto questo, e si chiamano indicatori di scala. C'è, in particolare sul discorso della varianza si potrebbe innestare una deviazione molto importante sul fatto che lo stimatore della varianza ha 1 diviso il numero totale di dati qui e 1 diviso il numero totale di dati e 1 qui. La seconda stima si chiama unbiased, perché la ragione per cui si calcola la varianza con l(n-1) vi dovrebbe essere vagamente nota, ma la ragione è che per ogni numerosità del campione che noi abbiamo vogliamo che la nostra stima sia il più vicina possibile alla stima vera della varianza del fenomeno, che è quella che io ottengo quando n tende ad infinito. Allora si può mostrare, in base ad alcune considerazioni di natura teoriche basate su alcune idee che ci facciamo sul calcolo delle probabilità, che mentre l'n-1 va meglio. La stima, in altre parole, questi sono stimatori, quelli di prima della media, della moda e della mediana, e questo della varianza. Sono stimatori di queste quantità che sulla popolazione hanno dei valori, sul campione ne hanno degli altri. E noi vogliamo però che le stime che facciamo sui campioni siano il quanto più possibili vicine alle stime della popolazione. Un altro elemento importante che forse non siete abituati a considerare è il coefficiente di variazione, che è il rapporto tra la deviazione standard e la media. La storia di Trilussa: se due mangiano un bollo a testa, diciamo, se su due uno mangia mezzo pollo a testa, può essere che uno mangi un pollo e un altro mangi mezzo pollo. Se mangiano mezzo pollo a testa, magari tutti e due stanno bene, ma se uno mangia un pollo e uno mangia non ne mangia nessuno, uno ha l'indigestione e quell'altro muore di fame. Quindi la media, che è un indicatore di posizione, mezzo pollo non è, può essere non significativa rispetto alla distribuzione. Però in questo caso basta considerare la varianza sul mezzo pollo e allora calcolare in particolare il coefficiente di variazione. Se il coefficiente di variazione di ordine 1, cioè la varianza dell'ordine della media, significa che il fenomeno è estremamente variabile. In generale la media è sì un indicatore di posizione, ma indica ben poco, perché un singolo esperimento stocastico, in questo caso, di campionamento del dato potrebbe darmi un risultato che è 0 o 1. Quindi il coefficiente di variazione è importante, è tanto più importante in idrologia perché, per esempio, il coefficiente di variazione dell'altezza delle precipitazioni, per esempio misurate a Trento, precipitazione giornaliera, è 2. Significa che la variabilità delle precipitazioni è molto elevata. Questa variabilità delle precipitazioni poi si riflette in modo anche attenuato, ma comunque importante, su tutte le altre variabili idrologiche. Quindi il coefficiente di variazione delle grandezze idrologiche spesso è inusualmente alto.
Ci sono altre due quantità di cui io vorrei poter parlare senza essere frainteso. Una si chiama sodiumesso coefficiente di forma e l'altra si chiama puntosiso coefficiente di equilibrio. Sono simili nella forma dello stimatore agli stimatori che abbiamo visto prima, salvo che la skewness è elevata al cubo e quindi può essere positiva o negativa. Il coefficiente di appiattimento curtosi è elevata, la variazione elevata al quadrato, quindi è sempre positiva ed è di nuovo un coefficiente che indica quanto larga è la nostra distribuzione. La skewness dice se la nostra distribuzione è tira a destra o a sinistra dell'asse reale, cioè se come varia la simmetria della distribuzione. Ancora di coefficienti di semplici di posizione ci sono altri elementi, in particolare la covarianza. Se ho due serie temporali posso calcolare questo prodotto in cui ad una serie temporale sottraggo la media della serie temporale, dell'altra serie temporale sottraggo la media di se stessa, faccio il prodotto. Questo si chiama correlazione. È una cosa che può essere positiva o negativa se i due elementi sono correlati tra di loro. In particolare si può mostrare che la covarianza, non correlazione, scusate, varia tra 0 e la deviazione standard, la varianza, sì, perché questa è il quadrato, e tra 0 e la varianza. Se dividiamo infatti la covarianza tra due serie temporali per la deviazione standard relativa di ciascuno dei due delle due serie temporali, la deviazione standard di L e la deviazione standard di H, otteniamo un numero che si chiama correlazione, questa sì, mentre prima era covarianza, adesso è correlazione. Questa quantità varia fra meno 1 e 1. La correlazione si dice positiva se naturalmente il valore è positivo, e negativa se il valore è negativo. Correlazione significa che i dati rappresentano una relazione di tipo lineare, cioè le due serie L ed H hanno una relazione tra di loro di tipo lineare. Questa relazione di tipo lineare peraltro è compatibile con il fatto che noi stiamo interpretando i dati come dei fenomeni random, casuali. Random significa casuali e casuale non significa completamente casuale. Per esempio, nel caso di estrazione di dati casuali secondo una certa distribuzione, e i dati estratti in due momenti successivi possono essere completamente scorrelati, si dice appunto, o correlati tra di loro. Anche il dato correlato rappresenta delle distribuzioni, delle estrazioni casuali del fenomeno. Però è un grado di libertà in più che appunto le serie temporali hanno, cioè serie temporali tra di loro possono essere correlate tra di loro. Correlazione non significa, o meglio, lo diciamo in inglese, correlation doesn't mean causation. La correlazione non significa che esista un rapporto di causa ed effetto tra i due fenomeni. Per esempio, il consumo di gelato in estate è correlato con l'aumento del consumo d'acqua in estate, ma nessuno dei due fenomeni è la causa dell'altro. La causa è un terzo fattore che è l'aumento della temperatura. Quindi i due fenomeni sono correlati tra di loro, ma c'è una causa che è terza. Ci sono anche dei fenomeni correlati fra di loro, e c'è un giornale un po' satirico che si chiama il giornale delle correlazioni strane, cose di questo genere, per cui per esempio la produzione di cappelli in Argentina può essere correlata con, che ne so, la produzione di gelati
in Norvegia, però fra i due non c'è nessun rapporto di causazione. C'è in realtà una branca moderna della statistica che studia anche i rapporti di causazione, ma questo è un altro discorso estremamente interessante che non è ancora entrato in realtà nella statistica, che ha a che fare con l'idrologia. Naturalmente la posso calcolare la correlazione tra due serie diverse, appunto ho parlato della produzione di gelati e della consumo di acqua, ma posso parlare anche di correlazione della serie con se stessa. Per fare la correlazione della serie con se stessa, naturalmente io, avendo un campione di dati, devo diminuire ciascuna delle due serie di una quantità e per esempio fare la correlazione della serie in cui i dati sono spostati di un intervallo temporale, cioè la correlazione per esempio della pioggia oggi e della pioggia domani. Qual è? Se io ho una serie temporale di precipitazioni, posso calcolare appunto se le piogge del giorno successivo sono correlate, linearmente correlate, con le piogge del giorno precedente. E così via, le piogge di due giorni in avanti sono correlate con le piogge di due giorni precedenti. Questa si chiama autocorrelazione e autocovarianza. Qui sono tutte le formule che esprimono, i nomi li devono ricordare. L'autocovarianza, per esempio, delle precipitazioni delle piogge di San Martino di Castrozza, avrei anche due disegni molto più belli di questo, non so perché non li ho messi in queste slide. Come vedete, la struttura dell'autocorrelazione delle piogge di San Martino di Castrozza, che so io che sono le piogge di San Martino di Castrozza, come al solito i miei grafici sono, fanno un po' schifo perché non sono autoesplicativi, non c'è scritto niente di cosa si tratta. Vedete, l'autocorrelazione è elevata fino, diciamo, a 5 giorni e poi molto bassa, qui quasi zero sembra, oltre 5 giorni. Quindi le piogge giornaliere di San Martino di Castrozza su una statistica di 80 anni dicono che vi è correlazione, in particolare autocorrelazione, fra le piogge che già cadono in un giorno e le piogge che cadono in un giorno successivo. In realtà, se noi prendiamo questo pezzo qua e ne facciamo una zoomata fatta in modo opportuno, otteniamo una cosa straordinaria. Questo qua, che qui sembra andare a zero, oscilla. E guardate un po' come oscilla. Quant'è la lunghezza d'onda dell'oscillazione? Bah, 365 giorni. Quindi, per esempio, questa qua, ci sono due messaggi. Uno, che bisogna guardare le code anche come sono fatte, perché qui c'è una correlazione bassissima, ma non inesistente, 3%, che oscilla positivamente e negativamente, che è legata, in particolare è facile intuire, che questa oscillazione è legata al ciclo stagionale, visto che il ciclo è esattamente 365 giorni. E l'autocorrelazione quindi ci rivela delle cose straordinarie. Dopo si potrebbe correlare l'autocorrelazione, questa statistica, a quell'analisi nel campo di Fourier di cui vi ho parlato prima, ma questo è esattamente un altro discorso. E qui intanto andiamo. A che ora sono venute qua? 12:23. Un'ultima